Mattina, signore, egregi signori, buonasera, benvenuti a questo incontro. D'accordo, sono benvenuto anche al nostro relatore, oratore, al professor Nigel Lautu, che conoscerete dopo quando farà la presentazione o anche attraverso le parole di Giuseppe Russomanno, con il quale abbiamo organizzato questa serata in collaborazione. Il tema di oggi è, secondo me, molto importante e di attualità, anche se qualcuno, parlando così un po' con conoscenti, amici, si sono lasciati un po' spaventare dal fantasma del mio, io queste cose non le capisco, la filosofia per me è troppo lontana, infatti non li vedo, ho fatto il possibile per convincermi, niente da fare. Perciò io, voi presenti, vi invito ad ascoltare attentamente la relazione del professore, nella quale presenterà il tema dell'imitazione affrontato nel suo ultimo libro intitolato Il fantasma dell'io, che è pubblicato in inglese e tradotto ultimamente in italiano, che potrete acquistare se qualcuno interessa il libro. A tutti una piacevole serata e già sin d'ora vi invito al rinfresco dopo la presentazione. Grazie. Giuseppe. Sì, solo due parole da parte della libreria. Grazie a Luciano che come sempre è pronto ad ogni lavoro insieme, da fare insieme. Benvenuti anche a voi, a tutti voi, da parte della libreria. Per me è un piacere questa sera presentare Nidesh, lo chiamo per nome, perché l'ho avuto come lupetto molti anni fa. E quindi posso permettermi di dargli tu di chiamarlo per nome. E Nidesh è originario di San Vittore, è attualmente professore di filosofia e letteratura inglese all'Università di Lovanio in Belgio. Quindi quest'anno il secondo professore universitario che presentiamo. Uno veniva da Nottingham e tu da Belgio. Partito dalla Mesolcina negli anni 90, Nidesh ha studiato lettere all'Università di Losanna ed è poi partito per gli Stati Uniti, dove ha conseguito un dottorato in letteratura comparata all'Università di Washington a Seattle. È stato in seguito professore di letteratura inglese all'Università di Losanna dal 2009 al 2013 ed è poi ripartito per gli Stati Uniti d'America, questa volta con sua moglie e i suoi due bambini, tramite una borsa del Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca che gli ha permesso di continuare il suo percorso alla Johns Hopkins University a Baltimora. Rientrato in Svizzera nel 2016, questa volta all'Università di Berna, Nidesh ha postulato e ottenuto una prestigiosa borsa di ricerca dal Consiglio Europeo delle Ricerche che gli permette ora di essere capo progetto di un team che si occupa del suo tema di analisi, quello dell'imitazione di cui si parlerà oggi. Su questo tema Nidesh ha scritto vari articoli apparsi in riviste internazionali e tre libri, tutti in inglese, ma che vi cito in italiano. Fantasma dell'io, La massa dell'inconscio mimetico del 2013, L'ombra di Joseph Conrad del 2016 e più recentemente I nuovi fascismi, contagio, comunità, mito. Oggi Nidesh ci racconterà alcune tappe del suo percorso che hanno portato al suo primo libro, Il fantasma dell'io, che è stato tradotto quest'anno in italiano per la casa editrice Mimesis. Qui ho finito, lascio la parola a Nidesh e grazie per essere qui. Grazie mille Giuseppe per questa bella presentazione. Sono passati alcuni anni da quando ero lupetto, però ho ancora dei bellissimi ricordi ed è per questo che è sempre un piacere ritornare in Mesolcina. Quindi ti ringrazio prima di tutto per propormi questa possibilità di venire a Sozza a presentare il libro, così come a Luciano Mantovani per essere disponibile a organizzare l'evento.
e per l'invito e organizzare poi un rinfresco dopo la presentazione. Questo lo dico così veramente di cuore. Io dovrei essere a Lovagno adesso, occuparmi del mio team, però perché esistono delle istituzioni come il Centro Culturale di Suarza, le librerie di qualità come la libreria del signor Rossomano, ho la possibilità di essere qua a Mesocina. Quindi queste istituzioni sono molto importanti e ci permettono di creare degli spazi di incontro che sono sempre più rari nell'epoca del digitale. Quindi queste istituzioni locali sono importanti per mantenere contatto con il mondo universitario, con altri paesi e con persone che tornano volentieri in Mesocina, come il mio caso. Grazie pure a tutti a voi di prendere sabato sera per venire a ascoltare qualcuno che parla di filosofia, che effettivamente fa un po' paura come tema, ma spero di presentarvelo in una maniera che sia accessibile e soprattutto rilevante a tutti. Come diceva Giuseppe, sono partito dalla Mesolcina più di 20 anni fa. Si viaggia, si leggono libri, si fanno esperienze. Nel mio caso mi è capitato di scrivere alcuni libri e dopo un po' viene la voglia di ritornare e di condividere con la comunità del proprio luogo alcuni frutti di queste ricerche. Quindi sono molto felice di essere qua oggi per presentare un libro. Adesso vediamo se la tecnologia esiste. Quello che volevo dire è che sono qua a presentare un libro che è apparso in inglese nel 2013, The Phantom of the Ego, e che è stato tradotto recentemente quest'anno in italiano. Quindi per me è un piacere vedere un libro che scopro nella mia lingua, ma che ho scritto in inglese. Quindi leggere la bella traduzione di Elena Cantoni e anche scoprire il proprio pensiero attraverso il pensiero di un altro, che è qualcosa che è direttamente legato col tema dell'imitazione, della mimesis, di cui vi voglio parlare oggi. Per spiegarvi un po' la storia che sta dietro questo libro, ho pensato che una cartina potrebbe essere utile. Una cartina che spiega un viaggio, un libro che è partito dagli Stati Uniti, dallo stato di Washington, dove ho fatto un dottorato in letteratura comparata, iniziato nel 2002, quindi già molto tempo fa. E il gesto che fa la traduzione è questo, sembra un gesto semplice, no? Sposta un libro dall'America alla Svizzera, all'Italia, e cambia la lingua di questo. E questa sera ho pensato, sì, voglio parlarvi di questo libro, però mi piacerebbe anche dirvi alcune cose del viaggio che ha portato a scriverlo, prima di parlare del contenuto del libro. E quindi la presentazione sarà un po' divisa in due parti. La prima parte, dove vi racconto un po' questo viaggio che mi ha portato a scrivere questo libro, e la seconda parte, dove vi do un po' la sostanza, il contenuto del libro. E lo faccio non tanto per parlare di me, ma per parlare di incontri con dei libri, con degli autori che hanno nutrito il mio pensiero. Quando si scrive un libro c'è sempre una bibliografia alla fine, si devono leggere molti libri e riconoscere un certo debito per rapporto a quelli che hanno nutrito il pensiero è qualcosa di molto importante. Tra l'altro è un piacere vedere il mio professore di inglese, qua tra il pubblico, il professor Nicholas Willis, che era il mio professore di inglese al liceo e una delle ragioni per cui, per esempio, ho deciso di studiare letteratura inglese. Quindi queste influenze sono dirette, materiali, hanno delle conseguenze pratiche. Se sono qua oggi è perché c'è stata una comunità, ci sono state le scuole, dei professori che mi hanno messo in questa posizione, non si arriva lì da soli. Sono partito dalla Mesocina, qua vedete una foto della scuola media, magari qualcuno riconosce la scuola media di Roveredo, la Real. E con degli amici che adesso alcuni sono qua, che Serafino te sei lì. E in questo contesto qua mi ricordo delle scuole medie, perché è un periodo in cui ci si pone delle domande, no?
cosa si vuole fare, no? Dove voglio andare, cosa voglio costruire con la mia vita. Le domande che poi dopo riapparono nella filosofia, ma che sono delle domande di ogni persona, quindi la filosofia non è qualcosa che è sconnessa della vita. Sì, è vero, all'università può succedere, se avete sfortuna con dei professori, però dovrebbe essere rilegata. E quello che voglio fare è non tanto raccontarvi di me, ma degli incontri, come dicevo, con degli autori. Il primo lo conoscete tutti, perché è un autore che si legge alle scuole medie, soprattutto al liceo, la Divina Commedia di Dante, dove aveva questa frase, inizia la Divina Commedia, nel mezzo del cammino di nostra vita, no? È una frase che conosciamo tutti, però è una frase che crea una connessione diretta tra la vita e il viaggio. Ogni vita è un viaggio, e quest'idea è un'idea molto antica, risale ancora prima di Dante, la troviamo nell'Odissea di Omero, no? Dove abbiamo un viaggio. In un viaggio ci sono diverse strade, ci sono dei crocevia, si incontrano delle persone, e questi incontri e questo percorso fa sì che si costruisce poi un'identità. Questo è il tema del libro, il fantasma dell'io ha a che vedere con l'identità. E in Dante abbiamo questa idea di vita come viaggio, che vorrei che vi ricordaste questa sera, no? Ogni vita è un viaggio, e noi siamo responsabili per creare il nostro cammino. Nel mio caso, appunto, ho continuato il cammino, come molti, sono andato a Bellinzona, liceo di Bellinzona, che è dietro il castello, una gloriosa architettura degli anni 70. Nicholas, you live there quite many hours. E ero in un liceo scientifico, quindi idealmente non ero programmato per studiare materie umanistiche. 7 ore di matematica applicata, fisica. Pensavo che il mio sentiero era quello delle scienze, forse diventare un ingegnere, chi lo sa. E poi si scoprono dei libri. Un libro che ho scoperto grazie a mia madre, che me l'aveva comprato, è un libro di Erich Fromm, un psicanalista tedesco che durante il nazismo emigrò negli Stati Uniti e scrisse molti, ma questo è uno dei suoi più conosciuti, Avere o Essere. Questo è un libro che mi marcò durante il liceo. Fromm ha una frase che si rilega alla citazione di Dante, dove dice che l'obiettivo dell'uomo, degli umani, è di dar nascita a se stesso. Cioè che la nascita non è solo un fatto biologico che accade una volta. Questa è una prima nascita, ma c'è una seconda nascita, che è una nascita culturale, dove ognuno di noi è responsabile appunto per crearsi. E lui pone in questo titolo, in maniera filosofica un po' forse semplice, pone una dualità, avere o essere. C'è la modalità dell'avere, che ha a che vedere con i beni materiali, chiaramente sono una parte della vita che rimane importante, no? Bisogna comunque avere qualcosa da mangiare, però lui contrappone l'avere all'essere, e l'essere ha a che vedere con delle qualità che sono non materiali, ma diciamo forse più spirituali, religiose, e che hanno a che vedere con dei valori, come l'amicizia, come l'amore, come la famiglia. Sono delle qualità che si possono possedere. In ogni caso, questo libro lo cito perché ha cambiato un po' il mio percorso, ce ne sono stati anche tanti altri, però ho deciso di iscrivermi in scienze umane all'Università di Losanna, come ha detto Giuseppe. A Losanna, qua vediamo il campus di Losanna, qua ho avuto vari corsi, ho incontrato un altro autore. Tra l'altro dovrei dire che a Losanna ho studiato scienze sociali, storia, scienze delle religioni e letteratura inglese, quindi era già un percorso un po' vasto. E questo autore, l'autore che mi piaceva leggere, Joseph Campbell, un mitologo americano che ha scritto questo libro, un bestseller, L'eroe dai mille volti, dove ritorna a quest'idea di viaggio. E Campbell pone una specie di viaggio archetipico che si ritrova un po' in tutti i miti, in tutte le culture, dove il protagonista parte da un mondo conosciuto,
attraverso una soglia incontra dei maestri, ha delle esperienze e poi eventualmente ritorna, ma è un ciclo, no? La Roda dei Mille Volti è la storia di un ciclo che si manifesta in diverse culture in maniera diversa, ma con una struttura simile. L'eroe è un esempio. Quando leggete l'Omero, l'Odissea, avete un esempio di comportamento. E questo ha a che vedere con l'imitazione. Gli eroi servono come dei modelli. Quindi Campbell è stato un autore abbastanza importante che mi ha dato voglia di viaggiare. Ero già a Losanna, quindi studiavo letteratura inglese, quindi se si studia una lingua già si vuole viaggiare. La mia voglia di viaggiare non era originale, ma è venuta da letture come questo. Quindi ho passato tempo in Inghilterra, per esempio, ho vissuto a Londra per alcuni anni, e qua nell'ambito della letteratura inglese ho incontrato Lewis Carroll, Alice in Wonderland, che molto spesso si pensa a un libro per bambini, no? Che è vero, ci sono vari livelli di lettura, e lui era un personaggio un po' bizzarro, interessato nella matematica, e aveva questo rapporto d'amicizia un po' complicato con una ragazzina che si chiamava Alice. Ha scritto la storia per lei, ma ha riempito il libro di insights, di visioni che si potrebbero dire filosofiche. E una domanda che viene posta in Alice nel Paese delle Meraviglie è quella del bruco, no? Abbiamo anche qua ancora una volta l'idea del viaggio, di un'avventura. Si entra in un mondo diverso da quello che si conosce. Il bruco fa una domanda apparentemente semplice, chiede a Alice: chi sei? In inglese, who are you? Il bruco fa un po' paura e Alice risponde: davvero non te lo saprei dire ora, so dirti chi fossi quando mi sono levata questa mattina, ma da allora credo di essere stata cambiata parecchie volte. È qualcosa che i bambini conoscono molto bene. Si cambia molto veloce, Alice è piccola, grande, si trova in un mondo in continuo cambiamento, e questa è un'idea interessante perché pone al centro dell'identità, e la parola identità viene dal latino identitas, identico, cioè avete che rimane lo stesso, no? Un principio di cambiamento, si cambia nella vita, c'è un divenire all'interno dell'identità. E questa è pure una lezione che è interna a questo libro che vi presento questa sera. Che l'identità non è qualcosa di permanente, che rimane la stessa una volta per tutte, ma si trasforma e si forma sulla base di modelli, per esempio. Quindi questa è stata pure una lettura che, anche se non parlo di Alice nel Paese delle Meraviglie nel libro, si ritrova in un certo senso, in questa idea di cambiamento e di divenire. Tornato a Losanna, una delle discipline che mi interessavano era l'antropologia. E ritroviamo in un filosofo del Rinascimento, Montaigne, un filosofo francese, una frase che è un po' la nascita dell'antropologia, e lui dice negli essai che ognuno chiama barbaro ciò che non è parte dei suoi usi. Qua abbiamo l'idea di un'identità che non è solo personale, come nel caso di Alice, ma è culturale, è più ampia, no? E c'è una tendenza in tutte le culture verso quello che gli antropologi chiamano l'etnocentrismo, l'idea che la propria etnia è al centro e quello che è al di fuori è barbaro. La parola barbaro in greco ha queste etimologie di ba-ba-ba-ba, non parlano greco, balbettano, non sanno parlare, non hanno una lingua, perché non sono greci. Quindi questa idea che l'identità di una cultura è molto spesso situata in opposizione a un'altra cultura e ciò che non è come la nostra, ciò che è diverso, viene definito come barbaro. Magari una proiezione, no? Di caratteristiche nostre negative che vengono messe sull'altro. E qua ho scoperto autori come Joseph Conrad, che è uno scrittore inglese d'origine polacca, lui ha viaggiato prima di scrivere, e questo è un libro che è al centro del fantasma dell'io, di cui vi parlerò più tardi. In ogni caso qua l'idea è che l'identità non è solo un problema individuale, è pure un'idea culturale, un problema culturale, e è da vedere con la negoziazione tra il sé e l'altro. Per conoscere se stessi molto spesso bisogna confrontarsi alla diversità. Dopo
Losanna, sono andato a visitare un paese veramente barbaro, gli Stati Uniti, dove ho vissuto per molto tempo. In realtà mi sono trovato abbastanza bene all'università, questo è il bel campus di Seattle, insegnavo qua dietro. All'Università di Washington, a Seattle, ho avuto la fortuna di lavorare con lo specialista della psicanalisi, uno storico della psicanalisi che mi ha ricordato che la teoria di Freud era una delle filosofie dell'inconscio. Questo qua è un libro dell'inconscio, sull'inconscio di cui vi parlo, e molto spesso quando si parla di inconscio si pensa a Freud. Ma prima di Freud c'erano vari autori che hanno scoperto l'inconscio, se vogliamo. Quindi quest'idea di rivedere delle teorie dell'inconscio che erano presenti prima di Freud è qualcosa che è al centro di questo libro. Mentre ero a Seattle ho avuto la possibilità di viaggiare, perché ero in un dipartimento di letteratura comparata, quindi si comparano lingue, si comparano diverse letterature, sia la scusa per viaggiare. Ho passato alcuni anni a Parigi, e a Parigi lavoravo su un autore francese che si chiama Georges Bataille. Non è un autore molto conosciuto perché è difficile individuarlo, non si sa bene se è un filosofo, un sociologo, un antropologo, lui era interessato a tutto. E un autore contemporaneo che è molto simile a Bataille è Edgar Morin, che ho pure letto durante questi soggiorni a Parigi, e lui dice che Morin, gli umani sono degli esseri fisici, biologici, psicologici, culturali, sociali e storici, cioè che per capire gli umani non possiamo avere solo una prospettiva, no? Che sia biologica, o storica, o filosofica. Bisogna cercare di moltiplicare prospettive. E Morin dice che questa unità complessa della natura umana è stata così disintegrata dal sistema educativo, diviso in discipline, che non possiamo più imparare cosa significhi essere umano. Morin individua un problema del sistema universitario che porta a una sempre più crescente specializzazione, no? Dove si diventa specialista di una disciplina, diventa difficile parlare con un'altra disciplina perché semplicemente troppe conoscenze sono in gioco. E quello che ho cercato di fare in questo libro, in maniera limitata chiaramente, al tema dell'imitazione, è di mettere in dialogo discipline diverse. Questa è una lezione che ho preso da Bataille e da Morin. Ecco, quindi questo è un po' il paesaggio in cui il libro si scrive. Forse un autore che è importante per questo libro è Friedrich Nietzsche, che tra l'altro lui era tedesco, però insegnato a Basilea e gli piaceva molto Grigioni. Aveva un posto a Sils Maria dove andava a scrivere in estate e lui diceva che un pensiero che va a qualcosa deve essere un pensiero che viene camminando. Pensieri che ti vengono quando sei seduto non valgono tanto. E Nietzsche pone questa domanda: come si diventa chi si è? La stessa domanda di Alice nel Paese delle Meraviglie, la stessa domanda che si lega agli altri autori che mi interessano, questo problema dell'identità. E una delle risposte che cerco di dare in questo libro è l'imitazione gioca un ruolo preponderante nella formazione dell'identità. Se non vi ricordate più niente dopo questa sera, ricordatevi quella cosa lì, no? Come si diventa chi si è? L'imitazione conta. E spesso non è un tema che non viene studiato, non è stato studiato molto nel XX secolo perché siamo reduci da una cultura ancora romantica, dove nel romanticismo si mette l'accento sull'originalità, sull'individuo, sulla genialità, e l'imitazione viene un po' come dire messa da parte e vista negativamente. Le scimmie imitano. In realtà le scimmie non sono per niente bravi a imitare però gli umani. Imitano un po', però veramente le scimmie non sanno imitare gli umani. Quindi ecco, questo era un po' il percorso, detto, se posso riassumere, 20 anni in 10 minuti, con alcune delle influenze importanti che mi hanno portato a scrivere questo libro. Come ho detto, alcuni di questi autori che ho citato sono all'interno del libro, tanti non lo sono, però mi hanno accompagnato in questo viaggio.
E quello che voglio fare adesso nella seconda parte è raccontarvi un po' più in dettaglio di cosa parla questo libro. E prima volevo forse leggervi una parte della prefazione che ho scritto in italiano, appunto. Come dicevo, l'ho scritto in inglese, ma l'unica cosa che ho scritto in italiano, la prefazione, l'ho scritta in mesolcina e quindi mi sembrava opportuno condividerla con voi. Visto l'ispirazione nietzscheana della diagnosi dell'io che segue, mi permetto di iniziare questa prefazione con una confessione personale. Ho concepito questo libro mentre vivevo e insegnavo negli Stati Uniti. Partito dalla Svizzera italiana negli anni 90 per studiare lettere all'Università di Losanna, decisi in seguito di iscrivermi all'Università di Washington, a Seattle, per conseguire una tesi di dottorato in letteratura comparata, una disciplina interdisciplinare senza troppi confini e con un'identità mobile. Il programma, adesso rinominato Comparative Literature, Cinema and Media, favoriva l'esplorazione nomadica di autori e correnti di pensiero a cavallo tra la filosofia continentale, la psicanalisi, il cinema e la letteratura. Visto che non mi andava di specializzarmi in un campo ristretto del sapere, me lo ricordo come un periodo bello, intenso e libero. Si campava con $1,000 al mese, ma in cambio si leggevano libri in varie lingue, si seguivano classi avanzate di filosofia e letteratura durante il giorno, si scriveva la sera, si guardavano film a tarda notte e la mattina presto ci si ritrovava ad insegnare classi introduttive di lingua, analisi letteraria, teorie del cinema, filosofia e spirito critico, critical thinking, a studenti reduci da notti ancora più corte delle nostre. Tutte cose che, tutto sommato, ci sembravano importanti per saper pensare, vivere e partecipare in maniera cosciente al divenire del mondo. Preso in questo ciclo di lettura, scrittura e insegnamento, mi resi presto conto che, seppur apparentemente poco originale, il tema dell'imitazione e il ruolo che essa gioca nella formazione della soggettività aveva qualcosa di fondamentalmente originario per quella specie mimetica par excellence che sono gli umani. In effetti, il tema dell'imitazione mi preoccupava dai tempi del liceo in Ticino, quando avevo scoperto autori che avevano lasciato delle tracce non lontano da casa. Gente come Hermann Hesse, Erich Fromm, Friedrich Nietzsche e Carl Jung. E sembrava più che mai pertinente per capire fenomeni di massa ampliati dai cosiddetti mass media nella digital age. Avevo persino una domanda socratica che mi frullava per il capo. Dimmi chi imiti e ti dirò chi sei o chi diventerai. Questa era, in sostanza, l'ipotesi di partenza del libro che vi sto presentando. Quindi qua avete un po' l'idea che c'è un percorso dietro il libro che mi va di presentare all'inizio per far capire al lettore che le idee non nascono al cielo. Vengono da esperienze concrete. Quando alcuni hanno paura della parola filosofia, è vero, è un tema che fa paura, ma la filosofia è qualcosa che nasce da esperienze, che si rilega in fondo alla vita di tutti. E mi andava di cominciare con una confessione personale, perché Nietzsche dice che ogni filosofia, in fondo, è la confessione personale dell'autore. La filosofia si presenta come dei concetti, però in realtà ci sono esperienze vissute all'interno di questo. Bene. Adesso, se la tecnologia ci assiste, qua abbiamo alcune difficoltà, passo alla seconda parte della presentazione. Nel caso, a livello di tempo, siamo ben messi, quindi dovrebbe essere possibile. Tra l'altro devo dire anche che questa traduzione è stata resa possibile grazie al European Research Council, che ha finanziato la traduzione, e che questo è il primo prodotto di un progetto di ricerca di 5 anni intitolato Homo Mimeticus, dove continuo in fondo la ricerca che ho iniziato in questo libro.
Quindi sto ancora riflettendo su questo tema, è un tema che trovo rilevante e affascinante. Devo anche dire che la frase che dà il titolo al libro, Il fantasma dell'io, non è la mia. Il fantasma dell'io è una frase di Nietzsche, Phantom von Ego, è qualcosa che lui utilizza per descrivere un'identità, un io, che è aperto all'influenza che viene dagli altri. Quindi un io che può essere una copia di un altro io. Lui lo intende negativamente, però non solo. Quindi l'idea che un io è aperto e che può essere influenzato è qualcosa che si ritrova nel sottotitolo del libro, nella massa. Se siete già stati parte di una massa, che sia, non lo so, se siete tifosi di calcio, oppure del hockey, quando andate a Ambri, e sentite quell'energia che vi viene dalla folla, ecco, è quella roba lì che cerco di capire. Come mai delle emozioni che non sono radicate all'interno del soggetto, ma circolano, possono attraversare l'identità in maniera così veloce, no? Che tutti allo stesso momento si alzano e gridano. Se avete osservato degli uccelli oppure dei pesci, hanno pure questa capacità, no? Delle sartine, no? Che si muovono in unione. C'è qualcosa nell'uomo che ha mantenuto una traccia di questa apertura ai flussi di gruppo, no? Quindi la massa è qualcosa che manifesta quel che io chiamo l'inconscio mimetico. Un inconscio che non si manifesta solo nei sogni, ma che si manifesta nella vita di tutti i giorni quando noi imitiamo. Molto spesso imitiamo inconsciamente, senza pensarci, no? Lo facciamo automaticamente, per riflesso. Facciamo dei gesti per abitudine, ecco. Questo è quello che intendo con l'inconscio mimetico. E devo ringraziare mia moglie perché cercavo un'immagine per una copertina, no? E non trovavo un'immagine che riassumesse quest'idea di un io aperto, però non necessariamente solo negativo, ma anche gioioso, e il disegno che avete sulla copertina è stato fatto da lei, quindi è stato creato apposta per il libro. L'idea di un io, molteplicità di io, che nascono da una massa, ma comunque una massa colorata, una massa che è viva. Ecco, questa è l'idea generale del libro, cercare di capire come l'io viene formato attraverso dei meccanismi di imitazione che molto spesso sono inconsci e che si manifestano nella massa in maniera molto visibile. Questo è il tema generale. Però il tema dell'imitazione, se uno scrive sull'imitazione non può pretendere di essere troppo originale, no? Non funzionerebbe. E in effetti se vi ricordate le lezioni di filosofia vi ricorderete che questi due qua che fanno molta paura, Platone e Aristotele, avevano già parlato dell'imitazione. No, non tiro troppo lungo su Platone e Aristotele questa sera perché siamo sabato sera e abbiamo un aperitivo che ci aspetta, però quello che possiamo vedere è che Platone punta il dito verso l'alto. Per lui la verità è in alto, lui è un idealista, quando si dice ancora oggi sei un idealista, eh? Idee, mondo delle idee sconnesse dalla vita e dalla materia, questo è un movimento platonico, facciamo tutti. C'è Aristotele è molto più terra a terra, no? La verità, l'essere ha a che vedere con la terra, con la vita qua, un movimento più materialista, no? Platone aveva una scuola, si chiama l'Accademia. Quando dite oggi vado ad ascoltare un discorso questa sera, ma un accademico, speriamo che non sia troppo accademico, Platone, filosofia è tra di noi. Aristotele aveva un'altra scuola, era studente di Platone, la sua scuola era il liceo. Ah, mio figlio va al liceo, Aristotele. Quindi queste idee vengono da molto lontano e informano ancora nel linguaggio la vita di tutti i giorni e le strutture che portano all'educazione in Occidente, non solo. Ed è bene ricordarsi. Ma comincio con loro due, perché loro due non andavano d'accordo. Platone diceva che Aristotele era un po' come un puledro che beve il latte dalla madre e poi gli dà i calci, no? Nel senso che prende le idee e poi si rivolta contro. E non erano d'accordo sul valore dell'imitazione. Per Platone l'imitazione è negativa, è pericolosa. Qualcosa che
di cui dobbiamo stare molto attenti. Lui proponeva appunto la filosofia come un modello da opporre alla letteratura, da opporre a Omero, perché l'imitazione vedeva un potere irrazionale nell'imitazione. Quando si imita, per esempio, l'Iliade, Achille nella sua follia, ma questo non è qualcosa che è eticamente valido per Platone. E invece Aristotele la difende l'imitazione. E dice, c'è qualcosa di universale nelle storie, no? Ritroviamo gente come Campbell, due secoli dopo, che dicono qualcosa di molto simile, nel senso che raccontano qualcosa di universale che è valido per tutti, no? E lui difende l'imitazione. Quindi avete due figure opposte, uno che critica l'imitazione e l'altro che la difende, ma entrambi erano d'accordo sul fatto che gli uomini sono degli esseri mimetici, che noi imitiamo. Lì Platone e Aristotele sono d'accordo. E questa è un po' la base filosofica del libro, se volete. Risale a loro due. Ma non dovete aver letto Platone e Aristotele per conoscere questo. Se avete dei neonati tra le braccia, vedrete che rispondono molto presto ai sorrisi e alle espressioni facciali dei genitori. Questa è una scoperta che è stata fatta negli anni 70 da uno psicologo che era all'Università di Washington, tra l'altro, che i neonati dalla nascita rispondono alle espressioni facciali, 42 minuti che possono già imitare. Cosa significa questo? Significa che l'imitazione è qualcosa che non si impara dopo, no? Non è qualcosa che bisogna imparare, ma che è tramite l'imitazione che i bambini imparano dall'inizio. E che quindi l'identità deve essere pensata in maniera relazionale, che quel che conta sono le relazioni. L'identità non è solo ancorata dentro l'io, ma nella relazione, perché c'è un riflesso mimetico inconscio che porta il neonato a rispondere, no? E se avete dei bambini più grandi, come io, mio figlio ha 8 anni, e lì è un po' più grande di lui, vedete che abbiamo molti esempi di imitazione. Poi la tendenza poi è dire, ah sì, certo, i neonati e i bambini imitano, ma noi siamo adulti, siamo delle persone con delle carriere importanti, noi non imitiamo. E qua non so se la tecnologia funziona, ma volevo farvi vedere un piccolo clip. The gentleman in the elevator now is a candid star. These folks who are entering, the man with the white shirt, the lady with the trench coat, and subsequently one other member of our staff, will face the rear. And you'll see how this man in the trench coat tries to maintain his individuality. He looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more to the wall. Now we'll try it once again. Here's the candid subject. Here comes the candid camera staff, three of them at least. And this man has apparently been in groups before. Questa ci tengo sempre a farla vedere perché ci ricorda che il comportamento mimetico non è solo presente nei bambini e nei neonati, ma continua a essere presente
negli adulti. È molto difficile resistere all'imitazione quando si parte in un gruppo, è veramente molto difficile. E la tendenza naturale, la prima tendenza è, quando si vede un filmato del genere, di ridere, no? Di mettersi a distanza, chiaramente è la situazione comica. Allo stesso tempo, se pensiamo a noi, al nostro comportamento, non è difficile pensare in situazioni magari non così spettacolari, evidenti, in cui sì, effettivamente ci siamo adattati a un contesto che non era necessariamente in linea con la nostra maniera di fare e pensare, ma visto che era dominante, ci si adatta. E c'è quindi un'oscillazione per rapporto all'imitazione e un'oscillazione che cerco di capire nel libro. Un movimento di messa a distanza, che è naturale riflesso, quando vediamo dei comportamenti mimetici, la tendenza dell'uomo a dire ah, mi metto a distanza, sono loro, sono quel gruppo lì, o magari sono le donne, nel XIX secolo si pensava le donne sono più mimetiche che gli uomini, oppure magari sono le persone di colore, gli africani, che sono più imitativi, perché più vicini alla scimmia, in derivazione di Darwin, nel XIX secolo. Si ritrova questa idea, no, di Montaigne, si proiettano delle immagini, delle imitazioni sull'altro, no? In un tentativo di mettersi a distanza. E Nietzsche ha questo concetto del pathos della distanza, che trovo importante e che dà forma un po' al libro, no? Dove se i filosofi fino adesso hanno messo l'accento sul fatto che Nietzsche si pone a distanza da quello che lui chiama il gregge, no? Il comportamento imitativo, lo chiama comunque pathos della distanza. Pathos è un'emozione, lo avete per esempio nella simpatia, no? Sentire con. E che questa distanza non è necessariamente opposta al fatto che Nietzsche stesso è vulnerabile a questi sentimenti mimetici che critica negli altri. Quindi c'è una specie di pendolo, no? Di un movimento di avanti e indietro che cerco di catturare nel libro, dove gli autori si dicono ah no, non io, sono le donne, è il gruppo, sono gli africani, e poi allo stesso momento troviamo degli elementi mimetici che sono interni al soggetto dominante europeo, l'uomo maschio, razionale, filosofo. Non è per niente immune all'imitazione. E forse perché l'uomo non è immune all'imitazione può capirla. Questo paradosso è un po' l'anima del libro. Non è solo una contraddizione. Il fatto che noi siamo vulnerabili all'imitazione ci permette di capire l'imitazione. È un po' sia una malattia che una cura, in stesso senso. Nello stesso problema abbiamo due cose opposte. E questo lo ritrovo in Nietzsche, nella definizione del fantasma dell'io, dove lui dice che la massima parte del nostro essere ci è sconosciuta. Nel cervello abbiamo un fantasma di io che ci determina in molteplici occasioni. Quest'idea che non siamo in completo controllo del nostro io, abbiamo un fantasma che ci determina in varie occasioni. E questo lo dice prima di Freud, prima della psicanalisi, no? Che non siamo necessariamente sempre in controllo dei nostri pensieri, delle nostre emozioni. E che l'imitazione gioca un ruolo in questo. Nietzsche lo dice Joseph Conrad, un autore che ho già citato, D.H. Lawrence, che ha scritto pure lui su vari viaggi in Messico, in Australia. E lo troviamo stessa idea in film come Apocalypse Now, che è basato sul romanzo, sulla novella di Conrad, Or di Tenebra. Quindi, in un certo senso, da una parte il libro offre un commentario su questi testi. Se voi volete sapere qualcosa di più su Nietzsche, perché Nietzsche è un grande filosofo, spero che il libro possa aiutarvi. O se non avete mai letto Cuore di Tenebra e volete capire perché Apocalypse Now ha vinto Cannes negli anni 70 e perché è considerato un classico, quel libro può aiutare per questo. Ma non è in fondo lo scopo principale del libro. Lo scopo principale del libro è di utilizzare questi autori, che secondo me sono molto bravi a capire l'imitazione, no? Utilizzare questi autori come uno specchio per riflettere su di noi, no? Non è solo noi che dobbiamo cercare di capire i loro libri che sono stati scritti 100 anni fa, a parte il film, ma anche come questi autori possono aiutarci a capire l'imitazione adesso, no? E questo è un po' il senso del libro. E quando parlo di imitazione, l'imitazione si manifesta in maniere molto diverse, no?
per esempio, gli antropologi hanno studiato dei fenomeni di trance, di possessione, che sono al centro di certi riti, culture africane, ma non solo, dove un ancestro prende possessione dell'io in un rito molto spesso accompagnato da musica e danza. C'è una spossessione dell'io, un diventare altro. E Conrad era molto attento a questo, per esempio. Nel suo romanzo Cuore di Tenebra descrive questi riti. Come dicevo, l'idea che le donne sono più vulnerabili alle emozioni, all'isteria, si pensava nel XIX secolo, e che sanno, come dire, come delle attrici impersonare dei ruoli, è un'idea che si ritrova in Jean-Martin Charcot, che era un fisiologo francese molto conosciuto all'epoca e che ha fatto una grande impressione su Freud, no? E quindi qua troviamo quell'idea, che è problematica e che il libro critica, che l'imitazione si ritrova negli altri, no? Nei barbari, ma, oppure nelle donne. E quello che si è scoperto non molto dopo è che ci sono stati fenomeni come questi, no? Il fascismo in Italia, il nazismo in Germania, dove delle intere masse sono state prese, spossessate dal proprio io, no? E hanno seguito dei leader che proponevano un'ideologia veramente, se siamo critici razionali, razzista, nazista, non difficile da condannare. Eppure è stato molto difficile contenere questi fenomeni, sono stati dei fenomeni di massa. Allora potreste dire, beh, questo è successo 100 anni fa, il razzismo forse l'abbiamo superato, il sessismo adesso anche le donne sono riconosciute come soggetti uguali agli uomini, il fascismo sì, anni 20 in Italia, però 30, adesso non troviamo più questo. E il libro mette in discussione quest'idea qua, no? Per esempio, quando andiamo al cinema, ogni volta che noi andiamo al cinema, sperimentiamo la mimesis, nel senso che siamo rilassati, guardiamo delle immagini e sentiamo delle emozioni che sono costruite, sono delle ombre, Platone direbbe che sono delle ombre, e vediamo dei personaggi che hanno un potere emotivo molto forte su di noi. Il cinema è un buon esempio per spiegare il tipo di inconscio mimetico che mi interessa. Perché delle emozioni che sono puramente visive diventano così forti da trasformarci e da commuoverci, generare delle emozioni. Quindi il cinema è un esempio. Se avete dei bambini che giocano videogames, per esempio, vedete il potere del videogame a assorbere veramente il bambino. Però diventa molto difficile togliere. Adesso mio figlio, lui è più nelle storie, gli piace Omero, passato questo interesse, però arriverà anche lì. E questi modelli, la violenza caratteristica dei videogame, si potrebbe dire va, è solo un'immagine, però la tesi del libro è che queste immagini hanno degli effetti performativi sul comportamento. E dobbiamo stare molto attenti perché le tecnologie vanno molto veloci. E quando ci si chiede a cosa servono le scienze umane, no? Se si fa ingegneria, se si fa medicina, c'è cioè una, come dire, uno scopo diretto, le scienze umane servono a riflettere su chi sono gli umani, su cosa sono le conseguenze, per esempio, di una tecnologia sul divenire umano. Quindi questo è un esempio. E se diciamo appunto il fascismo è un problema che è successo 70 o 80 anni fa, qualcosa che abbiamo superato, chiaramente abbiamo vari esempi in corso, che ci vediamo alla televisione. Possiamo dire questo non è ancora fascismo, ed è vero, non è la stessa cosa, ma abbiamo la presenza di un leader che ha la capacità di suscitare emozioni di massa che molto spesso generano razzismo, sessismo in maniera veramente contagiosa e che sono pericolosi. Anche lì la difficoltà è di non semplicemente dire qualcosa che succede per esempio in America, ma di prendere coscienza che questo è possibile pure da noi, no? Un po' come nel XIX secolo bisogna stare attenti a non proiettare la mimesis in Africa, ma rendersi conto che è successo anche in Europa. Stessa cosa, per rapporto a quello che chiamo i nuovi fascismi. Il mio ultimo libro è sulle leader come Donald Trump e sulle strategie che mobilizza per suscitare entusiasmo nelle masse. Quindi, voilà, queste sono alcune delle manifestazioni della mimesi. Perché è importante? Perché la ritroviamo un po' dappertutto. Ma quel che voglio fare per terminare adesso e concludere
mostrarvi ancora una volta se la tecnologia funziona in maniera un po' più dettagliata e specifica, quello che fa un critico letterario, un critico di cinema, mostrandovi una scena di questo film, Apocalypse Now, che alcuni di voi avranno visto, che è basato sul romanzo di Conrad, ed è una scena molto famosa che probabilmente conoscete e che vi vorrei mostrare ancora una volta se la tecnologia mi assiste.
Quanti di voi hanno già visto tutto il film Apocalypse Now? Alcuni, sì. Sì. È basato appunto su un romanzo di Conrad. E se io posso farvi una domanda adesso, così di pancia. Se guardate questa immagine qua, secondo voi questo film critica la guerra o la celebra? Chi pensa che è una critica della guerra? Serra la mano. Ma guardando le immagini, solo essere... guardando queste immagini, solo queste immagini, sì. 50, 60, 60% critica. Chi pensa che è una celebrazione della guerra? 40% più o meno, sì. Tutte e due le parti, effettivamente è difficile da dire se si ha solo questa scena fuori contesto, è molto difficile. Quella distinzione che i critici letterari, critici di cinema fanno può essere utile, quella tra distinzione tra forma e contenuto. Il contenuto è chiaramente una critica del Vietnam. Questo film è stato concepito come una critica del Vietnam e tutta la storia è una costruzione per mostrare l'assurdità del Vietnam. E allo stesso tempo, quando guardiamo questa scena, c'è una certa glorificazione della guerra a livello formale che è in una relazione di tensione con il contenuto. Se guardiamo delle immagini come queste, questi grandi piani, no? Abbiamo una certa spettacolarizzazione della guerra, nel senso che vediamo questa immagine, soprattutto con la musica di Wagner, e vediamo la grandiosità della guerra americana degli anni 70. Quando guardiamo le vittime, no, i vietnamiti, non li vediamo di faccia, li vediamo di schiena, non abbiamo dei primi piani. E quando il cinema si mette a distanza, la capacità di identificarsi con quella prospettiva diventa minima, no? Invece quando guardiamo gli americani abbiamo dei primi piani, vediamo le loro mani, e questo ha un impatto fisiologico sullo spettatore. Il come si filma determina cosa si sente. E questa è una scena che ho discusso negli Stati Uniti quando insegnavo Conrad, insegnavo molto spesso con Apocalypse Now, e ho fatto agli studenti la stessa domanda che ho fatto a voi. E vorrei terminare leggendovi un po' questo passaggio, ancora una volta per dimostrare che l'insegnamento, le esperienze, poi entrano nei libri. E rileggo dunque questo passaggio. Troviamo appunto questa idea di pathos della distanza, ancora una volta, no? Che è il filo conduttore del libro. Una parte ci possiamo mettere a distanza, il contenuto è una critica, però le emozioni ci fanno sentire con simpatia, con simpathos, ci mettono in una posizione dell'oppressore, non dell'oppresso. Quindi questo problema teoretico e filosofico non è il risultato di una meditazione astratta su Apocalypse Now, no? Quello che si pensa, la filosofia fa, no. È sorto da una concreta situazione didattica che mi sembra importante raccontare in breve. Mi sono reso pienamente conto delle implicazioni teoretiche insite in questa scena, quella dei Valchiri, quando per la prima volta ho insegnato Apocalypse Now in un corso di letteratura su Cuore di Tenebra, tenuto in un'università nordamericana. Per verificare l'attualità dei testi, sia letterario sia visivo, rivolsi alla classe una domanda molto diretta e apparentemente semplice. E cioè, se considerassero la scena delle cavalcate dei Valchiri come una celebrazione oppure una condanna della guerra del Vietnam. La domanda era chiara, ma le risposte furono complesse. Da principio tutti gli studenti sembravano concordare sul fatto che l'intenzione di Coppola fosse autenticamente critica. Misero in evidenza la sperequazione di potere tra i due schieramenti in campo, il fatto che la passione per il surf non può giustificare un eccidio e che c'erano in gioco le vite di bambini innocenti. Alcuni osservarono anche che la scelta di un compositore antisemita, Wagner, fatta proprio dal Terzo Reich, era ben distante dall'essere politicamente casuale e segnalava in modo esplicito che le intenzioni di Coppola erano davvero critiche. In breve, gli studenti avevano dato la risposta corretta.
per un corso di critica letteraria che insegna a sviluppare il senso critico, critical thinking che discutevo all'inizio. In teoria avrei dovuto essere stato soddisfatto. Avevo fatto il mio lavoro e loro avevano capito il messaggio. Bene, fine del corso, si finisce prima. Ma a livello affettivo i conti non mi tornavano. Avevamo ancora tempo prima del suonare della campana e decisi di usarlo. Dopo averli pungolati ancora un po', cominciarono a manifestare le prime reazioni emotive che andarono a complicare le osservazioni etiche iniziali. Alcuni studenti, maschi, più audaci, ammisero con aria contrita di essersi identificati con i ragazzi di Kilgore, gli americani, e di aver tratto piacere dalla scena. Ecco, mi sono detto, arriviamo al cuore della questione. Nonostante la dimensione problematica della missione, fui in un certo senso sollevato, perché era questo ciò che aspettavo di sentire quando avevo posto la domanda. Me lo aspettavo perché, come abbiamo visto, dal punto di vista formale, la scena wagneriana è costruita in modo da sollecitare appunto questa immedesimazione, anche perché ritenevo che riconoscere il potere emotivo della scena, oltre alla propria partecipazione ad affetti così violenti, fosse il necessario primo passo per poi acquistare una posizione di distanza critica da quel pathos orrifico. Intanto l'atmosfera in classe si era surriscaldata. Infranta l'unanimità di poco prima, la discussione si animò determinando due opposti schieramenti. Gli studenti che avevano ammesso il proprio coinvolgimento emotivo con l'attacco degli elicotteri americani cominciarono a contestare i compagni che continuavano a condannarlo per motivi etici, trovando giustificazioni razionali, testuali e visive. Risposero per esempio che anche i Vietcong, presunti innocenti, erano pronti a uccidere. Ma il passo cinematico decisivo per l'immedesimazione effettiva con i soldati americani era già stato preparato prima, durante la scena mitica, intrinsa del pathos musicale di Wagner. Perciò sentivamo con maggiore intensità gli effetti della scena sui nostri nervi. E verso la fine della lezione, gli argomenti presentati dagli studenti pro-guerra contro quelli pacifisti, tra virgolette, non si concentrarono più sull'analisi testuale, soppiantata da dichiarazioni cariche di pathos emotivo, nemmeno più esclusivamente riferiti alla sfera del racconto filmico. Lanciavano frasi del tipo: come puoi giudicare? Ci sei mai stato tu in guerra? Tu non lo sai com'è laggiù. You don't know what it's like out there. Si era verificato un fenomeno psichico estremamente comune eppure disturbante. Si era imposto una mimesis inconscia, senz'altro favorita dall'intera tradizione di film pro-bellici americani e, perché non ammetterlo, dalla politica contemporanea. Per alcuni studenti il pathos mimetico delle emozioni entusiastiche aveva avuto il sopravvento sul potere distanziante della ragione critica. E tuttavia parte della stessa classe si sforzava di resistere alla seduzione mimetica. L'effetto pratico è stato un'oscillazione tra due poli, tra distanza critica e pathos acritico. Una semplice domanda aveva prodotto risultati sia critici sia affettivi. Io stesso in quel momento non riuscii a trovare un modo soddisfacente di articolare il conflitto tra logos critico e mimesis affettiva. Guardai l'orologio e osservai: Dio mio, come si è fatto tardi. Fine della classe, ci vediamo settimana prossima. Grazie. Fermo qua. Una scena simile è possibile anche se ci fossero donne nell'elicottero? Una buona domanda. Come cambierebbe se fossero donne nell'elicottero? Sì. Il potere del cinema è molto forte. Molto spesso quando si parla di film si pensa agli attori, no? Chi è la star? Brad Pitt? Però in realtà gli attori funzionano all'interno di uno schema di mise en scène che è molto più complesso
e che guida l'identificazione. Quindi è vero che un'identificazione con le donne sarebbe forse inizialmente più strano, perché le rappresentazioni dei film di guerra sono tradizionalmente con degli uomini, però direi che comunque se fosse filmata nello stesso modo sarebbe un'identificazione con le donne, non creerebbe una distinzione fondamentale, anche se effettivamente ci sarà. Io non parlavo del film, sì. Io parlavo della reazione reale che successe in Vietnam. Sì, sì. Questa è un'altra domanda, effettivamente. Quindi sulla reazione. È possibile, diciamo, manipolare, o non so io cosa, le donne che facciano gli stessi errori? Sì. Quella è la mia domanda. Sì, è la domanda. È la mancanza di possibilità delle donne, perché si lasciavano a casa a curare i bambini. O è veramente qualche cosa che ci abbiamo in noi? Questa è una domanda difficile. La risposta politicamente corretta è dire gli uomini e le donne sono uguali, non c'è una differenza essenziale, ma ci sono delle strutture di potere che fanno sì che le donne siano confinate in una sfera domestica, sono state confinate in una sfera domestica, e non ha permesso appunto lo sviluppo di strutture violente di potere come quelle patriarcali. Quello si può giustificare storicamente, e penso che è un aspetto importante della risposta. Effettivamente la cultura determina i comportamenti in maniera che molto spesso hanno confinato la donna, nel bene e nel male si può dire, no? Dall'altro lato gli sviluppi recenti nelle neuroscienze, nelle scienze biologiche, così hanno cominciato a mettere in discussione questo paradigma culturale, no? Dove in fondo l'idea era la cultura è tutto, la biologia conta poco. E questo non, negli studi recenti viene un po' ridimensionato, dicendo che forse nella donna c'è una propensione a degli per esempio, appunto, che bisogna stare molto attenti, perché questa ideologia è stata poi utilizzata per dire le donne sono brave solo stare a casa, no? Quindi bisogna stare molto attenti, però gli studi recenti nelle neuroscienze mostrano che c'è una differenza nella percezione degli effetti, che non significa gerarchia, no? Quindi risponderei così, con questi due aspetti. Sì. Tu postulavi l'opposizione tra mimesi e originalità, sì. Ma un'altra connotazione un po' più negativa potrebbe essere tra mimesi e l'essere diverso, e per non essere diverso, una situazione magari poco conosciuta, si entra in un gruppo che non si conosce, si guarda come fanno gli altri e ci si comporta allo stesso modo, e il non voler essere diverso può essere anche uno spunto importante per copiare gli altri. Sì, sì, assolutamente. C'è la paura della diversità. Questo è qualcosa che si può rilegare all'originalità, ma è un po' l'altra faccia della medaglia, no? Nel senso, dicevano poi quelli un po' pazzi, è un originale. Esatto, sì. Sì, sì, penso la paura della diversità e la difficoltà nell'essere diverso è qualcosa che determina il comportamento mimetico, no? Come dicevo prima, quando siamo in un gruppo, il non voler essere diverso obbliga a seguire il paradigma dominante. Forse hai ragione a mettere l'enfasi sulla diversità invece che l'originalità, perché la diversità si può raggiungere, siamo tutti diversi. È molto difficile essere originali, diciamo, come qualcuno che è passato vent'anni all'università. L'originalità è difficile. La diversità non necessariamente, perché abbiamo tutti un bagaglio culturale che per definizione è diverso. Veniamo dai paesi dove si parla diversamente, da un paesino all'altro. Dicevo l'esempio del dialetto, per esempio, no? Come io vedo delle persone che adattano il loro dialetto per sembrare meno ben su, no? Sì? Queste qua sono una diversità che non è necessariamente originale, ma è essere fedeli al proprio radicamento personale e culturale, quindi sì, mantenere una diversità può essere una maniera di resistere alla mimesi. E ci sono vari. L'identità è una cosa multiforme, nel senso l'identità non è solo il proprio nome, il proprio carattere, la personalità, ma ci sono aspetti di gender, come abbiamo detto prima, ci sono aspetti di razza, di classe sociale, e negli studi letterari e filosofici si è messo molto l'accento sulla diversità. Diversity,
è una delle categorie che viene studiata molto nei cultural studies, no? Guardare le determinazioni a livello di classe, razza, gender, sexuality, queste sono categorie appunto di diversità che permettono di pensare un modello di comportamento che non è semplicemente un limite. Sì? No, volevo solo dire che diversità uomo e donna, io sono assolutamente convinta che siamo diversi e che è giusto così, ma diciamo può esserci il fatto dell'essere uguali, forse siamo uguali, ci vede diversa l'educazione e la cultura, però può anche darsi che siamo diversi e ci rendono uguali i condizionamenti della cultura e dell'educazione. Sì, sì, questo è un aspetto. Può esserci anche il meccanismo inverso. Va da tutte e due le parti, esattamente, sì. Diversità, uguaglianza, come dicevo all'inizio, la tesi del libro è che sì, c'è la parola io nel titolo, però quel che conta è quello che ci sta intorno, le relazioni, no? Quindi la cultura può favorire massificazione, comportamenti di massa, ma anche diversità. C'è una parola greca che indica bene il mio interesse doppio nella mimesi, che è quella del farmacon, no? Trovate una parola farmacia, andate in farmacia per trovare una droga, no? che vi cura, però il farmacon è sia terapia che cura, no? E quindi nei media, per esempio, parlavo dei digital media e così, troviamo nelle nuove tecnologie delle possibilità nuove di comportamento, della diversità, se volete, delle possibilità di creare delle comunità che poi si raggruppano, ma troviamo anche dei comportamenti che sono nocivi. E quindi sì, rilegherei quello che dici sul fatto che l'imitazione era a doppio taglio, può essere utilizzata come terapia e come cura per generare similitudini e per generare differenza. Quello dipende un po' da noi, per quello penso che l'educazione, le scienze umane, le scienze sociali giocano un ruolo essenziale adesso nel XXI secolo, perché le tecnologie si muovono così velocemente che noi all'università anche abbiamo difficoltà a starci dietro, a pensare ogni nuovo anno c'è una nuova tecnologia che ha degli influssi sul comportamento che non abbiamo ancora veramente capito, e se siamo imitativi allora effettivamente le implicazioni in gioco sono alte, se noi siamo formati dalla cultura che ci circonda. Dobbiamo stare molto attenti, soprattutto con i bambini, è un'educazione a utilizzare queste nuove tecnologie in maniera responsabile, omeopatica, come dicevano i greci, non è in dose massive, può essere utile, sì. Sì? Allora, io volevo fare una piccola osservazione al discorso, intorno al discorso della scena del film. Sì. Potrebbe essere che Coppola effettivamente abbia giocato sul fatto di favorire un'identificazione di chi osserva nei personaggi che sono sull'elicottero, quindi che aggrediscono, anche per accentuare poi il senso di colpa, cioè forse non è soltanto un discorso di... vuole fare un discorso a favore o celebrare la violenza, secondo me c'è anche un gioco da un grande cineasta che è un gioco proprio a livello psicologico che mette in relazione all'immagine dello spettatore in modo proprio che partecipi ancora più intensamente proprio anche al senso di colpa che si dovrebbe provare di fronte a certi atteggiamenti. Potrebbe essere? Sì, è quello che pensavo io all'inizio, cioè nel senso il fatto che c'è un doppio movimento rende la scienza più ricca, si può discutere, no? E nel fatto che noi siamo coinvolti genera vuol dire un sentimento di colpa o una partecipazione che ci obbliga poi noi a riflettere sulla nostra partecipazione personale. Ho letto la letteratura secondaria, le reazioni di Coppola quando hanno mostrato il film e hanno chiesto esattamente questa domanda, e lui era orrificato dal fatto che gli spettatori si sono identificati, quindi non era intenzionale da parte sua, che mostra anche che i più grandi filmmakers non sono necessariamente sempre in controllo della loro tecnica, no? Un film non è un romanzo, nel senso che
è una, qualcosa di molto più complesso, è uno sforzo collettivo, e Coppola non se l'aspettava, questo l'ha detto lui. Però allo stesso momento quello che dice lei è interessante, perché permette una indipendentemente dall'intenzione dell'autore, permette una discussione che è più approfondita, il fatto che c'è una partecipazione. E poi avevo una seconda domanda, ovvero stava dicendo che questo lavoro è un lavoro che prosegue da anni e che continua. Sì. La finalità, l'obiettivo, dove pensate di andare a finire? Qual è il... Dove si va a finire se, quando ero lupetto? Dove pensi che va a finire? È sempre difficile nella ricerca sapere dove si va a finire, perché appunto le domande di ricerca non siano già risposte, appunto per quello che si fa ricerca. Lo scopo è di generare attenzione a questi fenomeni di mimesis. Non mi aspettavo di scrivere su Donald Trump, perché nel 2016 l'ho detta là come battuta a Bruxelles, quando sono andato all'intervista per questo progetto, dicendo gli americani, certi politici, le capiscono molto bene l'imitazione, e hanno riso e hanno capito, però non mi aspettavo di scrivere un libro su questo. Quindi la ricerca lascia anche spazio per sviluppi che non sono programmati all'inizio, e questo è un po' il bello di questa ricerca, che non mi obbliga a dire, devo... Cioè, in teoria sì, dovrei, Maddalena qua lo sa, tra l'altro, c'è Maddalena Tognola qua che è parte del comitato di Berna che aiuta a organizzare questa applicazione, queste borse, e abbiamo avuto questa discussione quando sono arrivato a Berna, perché l'applicazione vuole appunto dei risultati molto molto specifici all'inizio. Questo funziona molto bene per le scienze dure, per le scienze umane bisogna lasciare un margine di gioco, secondo me, è più produttivo. Quindi lo scopo è di portare attenzione al fenomeno della mimesis in relazione a nuovi fenomeni mimetici che stanno emergendo, e appunto perché stanno emergendo bisogna cercare di capirlo nel momento. Nuove domande e riflessioni originali. Esatto, sì. Esatto. Sì. Come si hace a differenziare entre la imitazione e la simulazione dell'imitazione? Ah, imitazione e simulazione dell'imitazione, sì. Questa è una domanda difficile. Se guardiamo appunto un personaggio come Donald Trump, no? Si potrebbe dire che, cioè, lui utilizza il suo ruolo, no, di presidente, e lo gioca, no? È un bravo attore, e bravi attori simulano, non è che sentono la compassione per il working class, no? Non hanno nessuna emozione, la simulano. Questo è un modello di acting dominante nel cinema, dove l'attore non sente le emozioni, le simula. No? Il tipo di emozioni che discuto nel Fantasma dell'Io sono più fisiologici, immanenti, nel senso che Donald Trump, se prendiamo il suo esempio, può simulare la compassione o l'identificazione con l'americano medio, però l'americano medio prende questa simulazione come vera. No? Quindi una delle domande che la mimesis pone è che diventa molto difficile creare una distinzione netta tra la simulazione e la verità, perché degli effetti simulati generano degli effetti concreti, no? Delle menzogne generano delle fizioni, generano delle realtà politiche, e quindi una delle cose che fa il libro è cercare di complicare queste distinzioni: originale, copia, simulazione, imitazione, e fare attenzione al va e vieni tra i due. Quindi non ho una risposta precisa, ogni caso deve essere studiato per sé, ma credo che la simulazione è una parte molto importante della mimesis, dove appunto viene giocata, viene giocata, però la simulazione degli effetti reali. E capire questo è già importante. Io una cosa prima sul sentimento della distanza, sì, e sul senso di colpa di cui parlava la signora prima. C'è una persona che spara, uccide a distanza di 100 metri, 1000 metri, è un uomo che accoltella un'altra persona. Qual è il senso di colpa che sente chi colpisce col coltello e quello che sente chi spara? Si rilega un po' alla domanda di prima, no? Nel senso che
una certa vicinanza fisica, più vicino. Le guerre di Ottocento, no? Avevano ancora questa dimensione eroica, no? Della bella morte in guerra, dove appunto questa confrontazione quasi di un duello, no? Dell'onore della guerra, che viene già smantellata con la prima guerra mondiale, no? E poi con la seconda, chiaramente. Quello che si vede adesso è che i soldati si allenano con dei videogames, con delle simulazioni, appunto, no? E anche lì il fatto che il training è simulato rende l'uccisione vera qualcosa di molto simile alla simulazione, crea una distanza, una mancanza di partecipazione effettiva che ha effetti emozionali materiali. Si rilega la domanda della simulazione e le nuove tecnologie ancora una volta cambiano il nostro rapporto all'altro. Viene a mancare il senso di corpo, poi, no? Sì. Poi viene diluito. Viene diluito, se la distanza è accentuata, sì, chiaramente. Sì. Bene, vedo che domande filosofiche ce ne sono, eh? Allora magari è il momento di andare. Sì, ecco. Io direi di chiudere qua, un bel applauso. Dimostrato ancora una volta, se fosse necessario, che la filosofia non è poi così distante dalla vita reale, dalla vita di tutti. Grazie. Grazie per essere venuti.